Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Emergenza coronavirus, la situazione migliora in Campania, nuove regole anti-Covid. Dall'11 febbraio il governo non prorogherà l'obbligo di mascherine all'aperto in zona bianca. Altra cosa è comprendere cosa intenderà fare la Campania. Di sicuro il trend della pandemia è in decrescita, i numeri migliorano, ma non dimentichiamo che ad oggi la regione è in zona gialla. Cambiano anche le regole per le scuole. Da oggi, dalle elementari alle superiori, i vaccinati e i guariti del Covid rimarranno sempre in classe, mentre per i non vaccinati si dimezzano i giorni di didattica a distanza. Ed è proprio questa distinzione che non è gradita ai dirigenti scolastici, perché, spiega Francesco De Rosa, presidente di ANP Campania, pur comprendendo che bisogna procedere per step, noi siamo costretti a sobbarcarci un carico di lavoro aggiuntivo. La nuova norma costituisce sicuramente una semplificazione, ma avremmo preferito regole ancora più semplici, aggiunge De Rosa, che ci avrebbero permesso di tenere a casa l'alunno positivo e tutti gli altri regolarmente a scuola, senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati. E intanto proseguono i controlli delle forze dell'ordine, 14 tra locali e attività imprenditoriali controllate come bar, locali e pizzerie, con un verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico e inoltre 95 controlli sul fronte delle verifiche al codice della strada, con 82 verbali effettuati oltre alla rimozione di 17 veicoli con carri gru. Sono questi i dati proprio dei controlli sulla Movida effettuati dalla Polizia Municipale di Napoli, sul lungomare, nelle aree di Chiaia e nel centro storico. Gli agenti hanno effettuato inoltre 133 controlli per la normativa anti-Covid su titolari e clienti delle attività imprenditoriali, elevando due verbali per il mancato controllo, il possesso del Green Pass. Particolare attenzione è stato posta al contrasto dell'abusivismo nel trasporto pubblico, in seguito ai servizi di controllo disposti e anche grazie alle segnalazioni delle organizzazioni sindacali dei tassisti. È stato sorpreso un abusivo che trasportava ragazzi da comuni della provincia di Napoli nei luoghi della Movida cittadina. Al trasgressore, oltre alla sanzione economica, è stata ritirata la carta di circolazione del veicolo. Siamo in collegamento con Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di Confesercenti e presidente di Campania e Molise. Salve presidente, grazie per essere nuovamente con noi, ben trovato. Ben trovato a voi, grazie. Allora presidente, il Green Pass rafforzato in vigore chiaramente dal 1° febbraio sta creando problemi alle imprese che sono costrette al controllo. E, insomma, si poteva trovare una soluzione diversa, un ulteriore balzello per queste imprese già in difficoltà? Dice bene, realmente le imprese erano già in difficoltà, un'economia che non c'è perché purtroppo siamo fermi, perché c'è molta incertezza, perché ci sono molte persone che non stanno per strada. Ricordiamo che sempre il 51% di persone è a casa con Omicron o perché ha frequentato una persona che avesse l'Omicron, quindi abbiamo poche persone per strada. Il turismo non lo teniamo perché fino a qualche giorno fa, insomma, avevamo le massime restrizioni per far entrare le persone nel nostro meraviglioso paese, quindi nella nostra bellissima Campania, e ovviamente quei pochi che ci sono per strada li troviamo in fila per fargli controllare il Green Pass, perché si possa controllare il Super Green Pass per farli entrare nelle attività commerciali. Che questo non vuol dire che sono file di persone che vanno a spendere, perché come molte persone entrano nelle attività commerciali per farsi un'idea e poi eventualmente comprano, ma nel frattempo scoraggiano coloro che hanno i 100 euro in tasca, che hanno bisogno di un capo, di un paio di scarpe, che però non hanno il tempo o non hanno la voglia di fare 10 minuti di fila per entrare in un'attività commerciale. È una situazione veramente paradossale. Le chiedo un primo bilancio per quanto riguarda i saldi invernali, che rappresentano in genere una boccata di ossigeno per gli imprenditori in difficoltà. Guardi, tragica, noi ci aspettavamo circa 1 miliardo di fatturato, quindi per tutte le attività commerciali in Campania. Siamo a meno della metà, perché ovviamente in questo periodo di saldi che sono arrivati a inizi di gennaio avevamo gran parte delle persone infette e chiuse a casa. Gran parte delle persone nelle aziende pubbliche in smart working, quindi non erano per strada, quindi le attività commerciali stanno soffrendo tantissimo, veramente
meno di 500 milioni di fatturato su 1 miliardo di fatturato che immaginavamo che i campani spendessero nella nostra regione. Manca ovviamente tutto il settore del turismo, che prima veniva nella nostra meravigliosa città perché veniva riconosciuta la qualità dei nostri negozi, la qualità dei nostri prezzi, dei nostri prodotti, ma quei turisti non ci sono e quindi anche quella fetta è persa. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi per l'invito, buon lavoro a voi. Agnello Maria Mormile, la DJ che contromano in tangenziale causò la morte della fidanzata e di un 48enne, dopo 6 anni torna in libertà. È stato scarcerato Agnello Mormile, il DJ che provocò l'incidente sulla tangenziale di Napoli perché guidava contromano. Era il 25 luglio del 2015 e nello scontro morì la sua fidanzata Livia Barbato e l'agente di commercio Agnello Miranda. Nei giorni scorsi il Tribunale di Sorveglianza ha concesso a Mormile l'affidamento in prova ai servizi sociali che gli consente di uscire dal carcere e di scontare da uomo libero ciò che rimane della condanna a 10 anni di reclusione per duplice omicidio colposo inflittagli dalla Corte d'Appello. Dure le reazioni dei familiari delle vittime. Come può una persona che per sua grave colpa ha ucciso 2 persone essere già fuori, anche se solo per buona condotta? Dicono con delusione i congiunti di Miranda attraverso l'avvocato Fabrocini sulle colonne del Mattino. Decisivo per la decisione del Tribunale è stato il percorso di rieducazione che Mormile ha seguito in carcere e che è stato giudicato molto positivo dagli educatori e dal Tribunale di Sorveglianza. Da qui la decisione di aprire le porte della struttura e di concedergli una seconda possibilità. In primo grado l'uomo era stato condannato a 20 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale, ma questo verdetto era stato poi ribaltato dalla Corte d'Appello, che ha così dimezzato la pena e confermato poi dalla Cassazione. Non ero preparata a questa notizia, ha detto la mamma di Livia, Angela Baluanna, intervistata da Dario Del Porto per Repubblica, ma ne prendo atto. Non sono gli anni in più o in meno di galera a darmi sollievo della morte di mia figlia. Mi auguro solo che esca consapevole di quello che ha fatto, diverso da come è entrato. Mormile ha sempre detto di non ricordare che cosa fosse accaduto e perché avesse imboccato il senso evitato, la tangenziale. Il dispositivo della Suprema Corte parla di una condotta in una situazione intermedia tra il frastornamento e lo stato confusionale, nella quale l'uomo, che oggi ha 36 anni, si trovava dopo aver bevuto tanto e dopo aver trascorso la serata e buona parte della nottata alla console. A Pozzuoli un uomo ha aggredito la compagna incinta, arrestato. Lei voleva lasciarlo, ma lui si è rifiutato e per questo ha iniziato a picchiarla. Ci sarebbe questo dietro le violenze di cui è rimasta vittima una donna di 35 anni a Pozzuoli, in provincia di Napoli, aggredita con calci, pugni e morsi nonostante fosse incinta di 8 settimane. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, i due conviventi erano andati a fare la spesa insieme quando in auto lei ha parlato delle sue intenzioni di lasciarlo. L'uomo, un 27enne con diversi reati a suo carico, ha iniziato a colpirla. La vittima è riuscita a staccare le chiavi dal quadrante e a bloccare l'auto in via Campiglione, zona piuttosto isolata visto che è un'arteria a scorrimento veloce che collega Pozzuoli con il comune di Quarto. Ma mentre ha tentato di scappare, le violenze non sono cessate, anzi, sono continuate in strada. Alcuni passanti, però, hanno notato tutto, anche che la donna sanguinava da un orecchio e così hanno allertato i carabinieri. L'uomo non si è fermato neanche davanti ai militari, che sono riusciti comunque a bloccarlo e ad arrestarlo. Secondo quanto raccontato dalla vittima, le minacce e le violenze andavano avanti da circa un anno. Negli ultimi giorni, poi, c'è stato il culmine. La donna è stata condotta all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ed è stata sottoposta a tutti gli accertamenti. Chiesa della 600 a rischio crollo per scavi abusivi per realizzare un garage. Allarmi ignorati e la mancanza totale di interventi nonostante le segnalazioni e la pericolosità degli argomenti nelle indagini sul crollo della chiesa di Santa Maria delle Pigne, meglio conosciuta come chiesa del Rosariello, vengono fuori retroscena inquietanti. Il 20 gennaio del 2021 crollò una parte della facciata e anche un solaio con parte dell'edificio adiacente alla chiesa. Solo per una fortunata combinazione non si registrarono vittime. Nell'inchiesta aperta dalla procura per verificare eventuali responsabilità o omissioni che portarono al disastro, si inserisce con un'autorevolezza una perizia. È stata redatta, secondo il quotidiano Il Mattino, da Luigi Ascione, noto strutturista, che evidenzia proprio il tema degli allarmi inascoltati. Ma c'è di più sullo sfondo tra gli elementi raccolti per definire l'intera vicenda. Oltre agli allarmi reiterati del parroco, anche un'ipotesi di fondi pubblici pronti per essere utilizzati e mai richiesti.
o meglio mai usati a causa della mancanza di progetti all'altezza o veramente realizzabili. Questa struttura del Settecento, ormai sfregiata dal crollo e dall'incuria, nonostante il recente restauro, resta un monumento all'incapacità di conservare e preservare i beni architettonici di questa città. Stessa sorte per il complesso di San Giuseppe dei Ruffi e degli Incurabili. A nulla sono valse le inchieste, fatte partire parallelamente da procura e sovrintendenza, e mettere i sigilli alle opere di scavo abusive. Dopo anni, i colpevoli non hanno ancora ripagato il danno, né hanno ripristinato lo stato dei luoghi. Un triste destino che lega insieme i tanti gioielli di Napoli, spesso amministrati dal comune, e di cui purtroppo nessuno si interessa se non dopo disastri o tragedie. Da Palazzo San Giacomo replicano con durezza alle critiche. Controlli e check vengono fatti dal comune regolarmente. Abbiamo un osservatorio che sistematicamente effettua verifiche su tutti gli immobili comunali che ci sono nella zona del grande progetto UNESCO. Per quanto riguarda gli immobili comunali, i nostri tecnici hanno piena contezza dello stato di conservazione. Nonostante l'organico comunale sia sottodimensionato, i nostri tecnici compiono quotidianamente un lavoro eccellente. Non ci sono situazioni di dilettantismo che non tollereremo. Siamo in collegamento con Severino Nappi, consigliere regionale della Campania della Lega. Salve, grazie per essere nuovamente con noi, ben trovato. Allora, la pandemia, l'emergenza coronavirus ha messo in ginocchio la nostra regione, bisogna ripartire. Un buon punto di partenza potrebbe essere il rilancio effettivo di Bagnoli dopo anni di sperperi e di attese inutili? Sicuramente sì, è molto tempo che noi stiamo ponendo la questione di trasformare la fabbrica delle chiacchiere Bagnoli in un elemento di forza della nostra economia. Ovviamente il vero sforzo che va compiuto oggi più che mai è quello di affrontare di petto le questioni vere. La prima e più importante è il piano regolatore. Quell'area e tutta la città sono disciplinate da un piano regolatore che risale all'84, totalmente lontano dai grafici che abbiamo visto in questo periodo. Se non si mette mano per prima cosa a quell'intervento, rischiamo di continuare solo a far chiacchiere. Poi c'è l'altro tema, quello del rapporto tra le istituzioni e la Procura della Repubblica che ha sequestrato aree per l'inquinamento. Sono decenni, 500 milioni di euro spesi, le cose sono così. Se non ci chiariamo con l'autorità giudiziaria penale, continueremo a perdere solo tempo senza poter riottenere la disponibilità giuridica. E accanto a questo c'è la vera questione. Quella per esempio della necessità di mettere a sistema il complesso dei livelli istituzionali. Cito per tutti il caso clamoroso di Città della Scienza. I capricci dei magistris, l'ostruzionismo sostanziale di Luca, l'indifferenza del governo nazionale hanno fatto sì che dopo tanti anni ancora non si sa la Città della Scienza dove va ricostruita. E questo è un ulteriore elemento di rallentamento di un percorso. Io credo che sia il tempo oggi di provare a mettere da parte i personalismi, di provare a immaginare che nell'interesse di Napoli, della Campania e del Sud, si possa ragionare un'azione di sistema che individui un'azione congiunta nella quale, al di là delle posizioni di parte, si possa invece però lavorare tutti insieme per la ripartenza di questo pezzo della città che, assieme a Napoli Est, l'altro grande dramma della nostra realtà, sono le due porte della città che dovrebbero essere il volano di ripartenza dopo questi anni drammatici. Cito Città della Scienza e cito Napoli Est perché Napoli Est è per esempio un territorio drammatico. San Giovanni a Teduccio pochi decenni fa aveva 10.000 persone che erano occupate lì. Oggi è un desertificio che cade a pezzi. Anche lì c'è bisogno di regole amministrative nuove, anche lì c'è bisogno di un'azione sinergica che consenta di recuperare l'economia. Io immagino un tavolo in cui coinvolgano le imprese, la società civile, il mondo del lavoro, le istituzioni a livelli comunali, regionali e nazionali, perché parliamo di una grande azione di sistema che può funzionare soltanto a condizione che tutti siano davvero in grado e volenterosi di marciare nella giusta direzione. Secondo lei il fatto che il sindaco di Napoli sia anche il commissario per Bagnoli può rappresentare un cambio di passo e velocizzare questo processo di bonifica e riqualificazione? Guardi, io in generale ai commissari credo poco, perché quello che dovremmo ottenere è un sistema che funzioni sempre con regole spedite, non immaginare che una persona dotata di poteri più o meno più ampi possa essere in grado da solo di cambiare le cose. Sicuramente Manfredi è una persona che conosco da molti anni e che è una persona capace e competente,
e può contribuire da questo punto di vista a spezzare una situazione di immobilismo. Ma è evidente che questo può accadere solo a condizione che si facciano quei piani preliminari di cui parlavo prima. Se non stabiliamo regole di ingaggio, se non interveniamo sulle modalità di funzionamento del sistema, se non interveniamo sulla individuazione di un percorso condiviso che possa attirare l'attenzione del sistema produttivo, non c'è commissario che tenga. Noi la ringraziamo, la salutiamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi, a presto. Rione Terra al via l'abbattimento dell'ecomostro di Pozzuoli. Dopo 40 anni il ristorante Vincenzo a Mare diventa storia passata, anzi remota, di Pozzuoli. Da oggi ruspe ed escavatori finalmente stanno sgretolando l'ecomostro che per anni ha deturpato il lungomare Pertini. Al suo posto, nei piani del comune, sarà allungata la passeggiata vista mare e al posto dello scheletro in cemento sarà costruita una rotonda sul mare con tanto di fontana e vista panoramica su Ischia e su Cuma. Un progetto che non si ferma sul lungomare, ma che nei piani dell'amministrazione prosegue con un prolungamento della passeggiata verso la Darsena. I lavori, che dovrebbero terminare in poche settimane, sono stati finanziati dal Fondo Più Europa. Il sindaco di Pozzuoli, Figliolia, ai nostri microfoni, soddisfatto, sottolinea. Oggi ci rimane l'ultimo passaggio di questa riqualificazione e valorizzazione dopo Rione Terra della pedana che accompagna la passeggiata fino alla Darsena, e questa è una sfida, c'è già il progetto, adesso vediamo nei successivi finanziamenti, perché era un'opera concordata con la struttura commissariale, con il consorzio di Rione Terra, col presidente De Luca. Sicuramente ci riusciremo e sicuramente insomma verrà fatto questo ulteriore, diciamo, ciliegina sulla torta. Siamo in collegamento con Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. Ben trovato, sindaco. Bentrovata a lei. Allora, sindaco, Somma Vesuviana si illumina, un progetto per riqualificare un territorio importante come Somma. Ci siete riusciti in tempi tutto sommato brevi? Abbastanza brevi. Noi abbiamo iniziato questo project financing fine 2019 e nonostante la pandemia siamo riusciti a portare l'illuminazione a LED sul 95% del nostro territorio. Mancano alcune strade limitrofe, però c'è un progetto di ampliamento della rete che porterà in tutto il nostro territorio l'illuminazione a LED. Noi abbiamo fatto noi personalmente abbiamo dato l'input, ma è stato fatto un grosso lavoro dalla società che si è occupata dell'implementazione sul nostro territorio delle luci a LED, perché sono stati cambiati tantissimi pali dell'illuminazione ormai obsoleti e che potevano portare anche rischio ai nostri concittadini che passavano di lì, perché là erano stati fatti circa 40 anni fa. Quindi è stato fatto un lavoro importante che va oltre alla sicurezza del cittadino, ma un lavoro anche per abbassare la quota parte CO2, di CO2, di CO2. Esatto. Di CO2 è assolutamente importante, perché tutti i lavori che diciamo di qui in avanti si porteranno a compimento, è necessario tenere presente la tutela dell'ambiente, è troppo spesso trascurato. In questi anni siamo arrivati a un punto veramente preoccupante, e invece Somma ha visto anche lungo in questo senso. Diciamo che era giusto fare questo, perché si parla tanto di smart city, si parla tanto di portare giovamento alla popolazione, se poi non si interviene nei punti fondanti. Guardate, questa foto è bellissima, perché in queste zone non era previsto l'implementazione del LED, c'è stato fatto veramente un lavoro importante. Ma questo, ecco, già la luce in sé per sé è bellissima da vedere, ma il riscontro economico, il riscontro per la salute dei cittadini è importantissimo. In un anno noi risparmiamo tantissimo come energia, risparmiamo tantissimo come inquinamento. Io penso che sia stato fatto un lavoro davvero eccezionale. Grazie sindaco, arrivederci e buon lavoro. Arrivederci, grazie.
È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi, arrivederci.